Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche questo venerdì tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Pavia rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. L'Italia non è un paese felice, lo dice l'ONU nell'ultimo World Happiness Report pubblicato a pochi giorni dalla giornata mondiale della felicità, che sarà il 20 marzo, dove il bel paese occupa il 50° posto in classifica. Peggio di noi la Grecia, meglio di noi anche Uzbekistan e Nicaragua. Primo posto per Danimarca, seguono Svizzera e Islanda. PIL pro capite a parte, le chiedo di darmi un voto da 0 a 10 sui fattori tenuti in considerazione per questa ricerca. Aspettativa di vita in buona salute. 6, io sono un reduce da cancro. Ma, direi 10. Beh, direi che gli darei un 5. Supporto sociale, ovvero avere qualcuno su cui contare. 9. Direi 8. 7. Libertà nelle scelte di vita in Italia. 4. Ecco, su questo direi 6,5. 5. Generosità da parte della società. 9. Generosità direi 9. Ah, 4. Assenza di corruzione. 1. In Italia? Questo direi 4. Ah, 3, 2, non lo so. Capacità di divertirsi, ridere e sentirsi spensierati. 6. Ah, 10. Questo sì, siamo bravi, sì. In questo siamo bravi, un 8, dai. Però lo dici con una vena di polemica. Sì, perché diciamo è il bene e il male dei cittadini italiani. Nonostante le cose vadano male, si continua a fare festa. Secondo il filosofo Salvatore Natoli, in Italia paghiamo la corruzione diffusa e la sensazione di non potersi fidare dell'altro. È d'accordo con questa affermazione? Sì. Come mai? Perché è evidente, io frequento anche molti ambienti pubblici, non posso fare nomi, ma si vede. Quindi in un qualche modo è giustificato il fatto che l'Italia sia così in basso in classifica? Penso di sì. Sono d'accordo. Perché seguo le cronache. Cronache sempre molto negative. Beh sì, non solo però. Però io devo aggiungere che c'è un di più che non è stato detto e che voglio dire, perché ho la libertà di parlare, e che i giovani sono diversi, cioè hanno il senso delle regole che forse a una certa età manca, in particolare qui a Pavia. Quindi i giovani hanno un senso delle regole, nel senso che mancano proprio nel rispettarlo? No, al contrario, cioè i giovani credono nel futuro e sono il futuro, giusto. Quindi questo è un fattore positivo? Ah, sicuramente. Sì, direi di sì. Come mai? Perché comunque la corruzione è una caratteristica intrinseca degli italiani, diciamo. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.